Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Slow Italian, fast learning. Caroline Cox ha detto che suo padre, Jack Moulos, aveva un desiderio prima di morire. When we asked him what he wanted for end of life procedures, he said, "All I want is someone to hold my hand," and that's what we were hoping for, and we couldn't. Jack è morto lo scorso gennaio a 97 anni, dopo aver contratto il Covid-19. La signora Cox ha detto che suo padre ha vissuto una vita piena, cambiando carriera negli ultimi anni e godendosi la pensione. La signora Cox ha detto che ha imparato molto dalla sua generosità di spirito. He was very good at accepting anyone without judgment. He was very kind, and also I'm very happy that he had the pleasure of photography as his creative outlet, and also that he changed careers when he was 45 to being in a cafe to being a law librarian, and that was very fulfilling for him. But when he retired, he immersed himself in the family, and that was just lovely. We were very grateful. Mentre Caroline era in isolamento perché le persone con cui conviveva avevano il Covid, sua sorella Michelle Moulos, che vive a 4 ore di distanza, ha viaggiato fino a Sydney per provare a vedere suo padre, ma non ce l'ha fatta. Then my sister rang and I hung up and she said, "Oh, they've just called me. Do you want to pull over?" And I said, "No, you can tell me." And she said, "Oh, he just died." So I felt, because all of us have been through COVID, there's this kind of sadness about it, but there's also this acceptance that there's nothing you can do. And I kept driving, and then I cried and I said my goodbye to him while I was driving. And I also knew that even when I got there, if he'd been alive, I wouldn't have been able to touch his skin anyway. Jack Moulos è adesso tra i più dei 10.000 australiani che sono morti a causa del Covid-19. La nazione ha tagliato il triste traguardo la scorsa domenica 3 luglio. La maggioranza delle vittime relative al Covid-19, il 70%, si sono verificate negli ultimi 6 mesi. Questo dato è in relazione al 2021, nel quale sono morti circa 1.300 persone. L'anno precedente ci sono stati 909 decessi. Il virologo Nigel McMillan della Griffith University ha detto che se il trend attuale di morti relative al Covid continuasse, l'Australia raggiungerebbe 14.000 decessi entro la fine dell'anno. Current rate of deaths from COVID, which is more than twice, for example, the current road toll per day, we're going to reach some 14,000 deaths by the end of the year. That would put COVID at number 2 or 3. In the list of causes of death, that puts COVID at number 2 in terms of all causes of death behind coronary heart disease. Una combinazione di subvarianti Omicron e di pochi controlli, se nessuno, ha mantenuto alto il tasso di infezioni. L'epidemiologa Catherine Bennett della Deakin University ha detto che globalmente,
l'Australia sta salendo in cima alla lista dei decessi giornalieri, ma sta scendendo in quelle graduatorie che tengono conto della popolazione totale. Thankfully, we're never going to catch up in terms of the deaths we avoided over 2020 and 21. So now we're in this pattern where we will continue to see deaths while we have high infection rates, particularly over winter. We will have death rates that are higher than other parts of the world, but hopefully in summer that pattern will reverse and we will see our numbers come right down as well. Per aiutare ad invertire la tendenza di infezioni e decessi, esperti come Nigel McMillan dicono che si deve fare di più. We're not going to go back to lockdowns, but we have tools in our arsenal we can use more efficiently. Antivirals are important, but we know that booster shots improve our ability to avoid serious illness and hospitalization, and I'd encourage everyone to get them. Ma il dottor McMillan aggiunge che al momento l'Australia sta somministrando antivirali soltanto a persone con più di 65 anni con comorbidità. Il dottor McMillan pensa che l'Australia dovrebbe allentare quel vincolo e somministrare antivirali a tutti coloro con più di 50 anni. Il ministro australiano della sanità, Mark Butler, ha escluso il ritorno all'obbligo della mascherina, ma ha rinnovato l'appello alle persone di ricevere la terza dose. To those almost 6 million Australians who are eligible but have not yet had their booster shot, get out and get a booster. You are not fully protected against this subvariant with just 2 doses of the vaccine. It is critically important people get that third booster. Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.